Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Siamo qui per i pronostici della 30ª giornata di Serie A. Ebbene sì, siamo già alla 30ª, abbiamo già fatto veramente 30 pronostici e riprendiamo dunque con questi pronostici dopo la sosta con le nazionali. Sono contento, non solo per i pronostici, ma quanto proprio perché ricomincia il campionato. Purtroppo a me la nazionale non è che prende granché, devo essere sincero, se evitassero anche di farle, fare solo i grandi tornei, per me sarebbe meglio, cioè io la penso un po' così, ecco, queste amichevoli, poi messe in questo momento con il campionato che è lì combattuto, la Champions che sta vicina nel momento più cruciale della stagione, insomma la odio un po' questa cosa, però vabbè, adesso tornando a noi, torniamo ai pronostici e iniziamo subito. Prima di iniziare però un saluto a Emiliano Mondonico che purtroppo ci ha lasciato questa mattina. Cominciamo subito con i pronostici di questa giornata che si giocherà tutta sabato in quanto domenica è Pasqua e quindi storicamente la partita pre-pasquale si gioca tutta di sabato. E cominciamo con le 12:30 Bologna-Roma. Io credo che la Roma andrà a vincere a Bologna, la pausa farà bene. E alla fine penso che il 2 sarà 2 insomma. Alle 15 Lazio-Benevento, e questo è un 1 assolutamente, credo che la Lazio vincerà in casa col Benevento assolutamente. Come penso che l'Inter batterà il Verona, anche Inter-Verona metto 1, con l'Inter che ha appena vinto il Torino di Viareggio, per chi non ha visto il video, ho girato tutti gli speciali sul Torino di Viareggio, può andare sotto e trova anche la playlist della Viareggio Cup 2018, quindi senza problemi, può andare a cercare. Quindi 1 Inter sul Verona. Genoa-Spal, questa è una bella partita. La Spal ha pareggiato con la Juve, ma credo che Genoa alla fine vincerà. Proprio perché la Spal, non è ancora, nonostante siano passate 2 settimane, non si sarà ancora ripresa dal pareggio con la Juve. Quindi 1. Cagliari-Torino, anche qua vedo un 1x. Il Torino è veramente in una crisi profonda, quindi metto l'1x perché potrebbe fare molta fatica. Il Cagliari sta giocando con grinta, con cattiveria, cosa che nel Torino sto vedendo, secondo me, un po' meno. Atalanta-Udinese, questa è una bella partita, le due squadre non hanno nulla da chiedere, l'Udinese è un po' che non sta vincendo, io credo che anche qua l'Atalanta vinca, quindi 1. Sassuolo-Napoli alle 18 e Chievo-Sampdoria alle 18, sono due partite alle 18, credo che Chievo-Sampdoria sia una vittoria della Samp, che se mai tornerà a vincere, quindi però attenzione al Chievo, metto x2. Sassuolo-Napoli, penso che alla fine il Napoli, per quanto abbia giocato male col Genoa, non ha giocato bene, meno veloce, meno di qua, però è più forte del Sassuolo. Cioè il Sassuolo quest'anno è veramente in una crisi profonda, quindi credo che alla fine il Napoli vinca. Quindi metto 2. Chiaro poi che se Sassuolo ti fa 2 gol, va in vantaggio di 2-0, chiaro che poi il Napoli fa fatica, ma credo che il Napoli col Sassuolo, anche se si gioca a Reggio Emilia, si vince tranquillo. Insomma, credo che sarà difficile vedere un Napoli non fare i 3 punti a Reggio Emilia. Poi è chiaro, il calcio è strano, anche la Juve doveva vincere a Ferrara con la Spal, non l'ha fatto. Insomma, però credo che Napoli dopo la sosta questa partita la vinca, ecco. Juve-Milan è il pronostico che metto più in difficoltà. Alle 20:45 si gioca questo big match e è molto difficile per la Juve perché subito dopo la sosta, subito prima del Real Madrid, è veramente una partita tosta, veramente una partita tosta e credo alla fine che io metto 1x perché sarà una bella partita e prima del Real Madrid, ripeto, la Juve avrà la testa un po' al Real, però non puoi perdere punti perché il bonus del pareggio te lo sei giocato con la Spal. Se con la Spal tu avessi vinto questa partita la potevi anche pareggiare. Non vincendo con la Spal sei quasi obbligato a vincerla, no? Anche perché credo che il Napoli, ripeto, vincerà a Reggio Emilia, quindi rischi il controsorpasso ed è difficile, cioè non è bello essere sorpassati di nuovo, quindi devi cercare assolutamente di vincere la partita per tenerti davanti. Poi cosa succederà non si sa, però questa è una partita che devi cercare di tenerti davanti. Punto. Poi è dura, quindi io metto 1x sperando che la Juve comunque il risultato lo faccia pieno. E una vittoria della Juve col Milan vorrebbe significare veramente tanto, potrebbe significare veramente tanto per lo scudetto. Ragazzi, questi sono i miei pronostici, sono anche andato più lungo del solito, ma un piccola intro ci stava. E a questo punto a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!